Dopo le parole della Presidente Zelensky andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti dal fronte ucraino di quello che sta accadendo nella giornata di oggi dalla nostra Irina Gulei. Buonasera Irina, buongiorno. Buongiorno. Ecco Irina, ci hai inviato un video che chiedo alla regia di mettere in sovraimpressione dei bombardamenti perché arrivano notizie, no, di bombardamenti che continuano sulla città di Kharkiv. Sì, questo è il parco famoso, in questa città, di Kharkiv. E vediamo come i russi continuano a bombardare questa città, cioè questa città di giorno e di notte è sotto le bombe. E così da queste immagini vediamo, non è il primo giorno che vi mando le immagini, oggi, ieri, l'altro ieri, ogni giorno. Ci sono le immagini di quello cosa accade, cosa succe sta succedendo in questa città. Poi continuano a bombardare, vicino a Kharkiv ci sono le città occupate dai russi, per esempio Izum, una città dove non abbiamo la rete con la gente di posto. Sappiamo che lì ci sono i russi. Sì, cioè non c'è nessuna rete con la gente di posto come era prima, per esempio con Bucha, con Sì. Gostomel, eccetera, eccetera. Quindi vediamo cosa troviamo lì quando riusciremo ad entrare in queste città, ma non solo questa città. Poi Sì. Kherson, Mariupol, come sappiamo, i russi continuano a bombardare la regione di Lugansk e di Donetsk. Per oggi abbiamo le nuove cifre, dei bambini morti, 197 bambini uccisi, 351 sono feriti. Quindi abbiamo queste Ecco, cifre di guerra. sicuramente queste cifre raccontano, no, lo scenario che sta vivendo il popolo ucraino, anche il non rientrare nelle proprie case, anche con l'aiuto, insomma, di tutti i corridoi umanitari che sono stati attivati. Prima di parlare dei corridoi umanitari, Irina, ti vorrei chiedere della notizia che arriva di cronaca, sempre dal fronte dell'ammiraglia Mosca che è andata a fuoco. Abbiamo delle foto, se ci puoi raccontare, ecco la vicenda. Sì, quindi la notizia principale di ieri sera era che l'ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, che si chiama Mosca, è andata a fuoco. Però non sapevamo i dettagli di come è successo. Le nostre autorità non davano i dettagli, solo che abbiamo visto i messaggi da gente vicina ad autorità o da giornalisti che è successo grazie a due missili lanciati dal territorio ucraino. E invece oggi abbiamo il messaggio ufficiale dalla Russia che dice che questo che è successo, questo incendio all'ammiraglia russa, è successo munizioni, cioè questo è proprio quello che hanno detto i russi. Le munizioni esplose a bordo hanno causato l'incendio, cioè negano che questi sono stati missili ucraini. Però ieri, per esempio, l'autorità russa ha detto che se gli ucraini continueranno a bombardare la flotta oppure le città come sappiamo, Belgorod, cioè per adesso non sappiamo i dettagli, cosa è successo lì. Loro Sì. dicono che ancora, prima dicono che sempre munizioni esplose, poi dicono che abbiamo bombardato noi. Ma ieri hanno detto che continuerete a fare
questi bombardamenti, quindi bombardiamo Kiev. Ieri questo hanno dichiarato a Mosca, hanno detto questo, hanno dato questo messaggio. Invece la nostra autorità hanno risposto: se bombardate Kiev, bombardiamo la Russia. Un dialogo così dalle autorità e non si capisce, non ci sono, diciamo, dichiarazioni conferme ufficiali. Anche ufficiali, sì. Delle dichiarazioni. Parlavamo, Irina, per concludere, dei corridoi umanitari. Ci dicevi che nella giornata di oggi ne hanno attivati 9 di nuovi. Sì, oggi Irina Verishchuk, vice premier, ha dichiarato, ha detto che oggi devono lavorare, devono essere aperti 9 corridoi umanitari nella regione di Zaporizhia, di regione di Lugansk e Donetsk. Speriamo che da lì potrà uscire più gente possibile, perché sappiamo che i russi accumulano le forze proprio vicino a Donetsk, vicino alle regioni di Donetsk e Lugansk, e supponiamo che diciamo i scopi principali per i russi possono essere le città di Donetsk, tra cui Kramatorsk, quello che è stato aggredito con la stazione di ferrovia. Sì. E quindi cerchiamo di fare del nostro meglio per portar via la gente da questi posti. Ma ieri, come vi ho detto prima, questi corridoi non funzionavano, cioè Irina Verishchuk con il suo team non è riuscita a organizzare questi corridoi. Cioè il colloquio con i russi non ha dato. Anche perché la situazione, poi, come ci raccontavi precedentemente, è critica, no? Perché si attivano i corridoi umanitari, ma se poi si continuano a bombardare le città ucraine, e chiaramente pure negli spostamenti diventa molto, molto più complesso gestire la situazione. Grazie, Irina. Noi ci risentiremo questa sera alle 19:30 per ulteriori aggiornamenti. Intanto, buon lavoro. Grazie, a presto.